Ciao, mi chiamo Francesco Testa, sono consigliere comunale di Bra e ho l'incarico di coordinare il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dopo la lunga pausa imposta dal Covid, è di nuovo tempo di ricominciare a pensare a questa bella realtà del nostro comune, un'assemblea dove i ragazzi di tutte le scuole, dalla quarta elementare fino alla terza media, possono riunirsi per portare all'attenzione del municipio quelle che sono le esigenze e i punti di vista dei ragazzi della nostra città. In tutte le scuole di Bra nelle prossime settimane si terranno le elezioni per nominare una quarantina di studenti membri dell'assemblea. Saranno i vostri insegnanti a guidarvi nelle modalità di esecuzione di queste elezioni. Saranno probabilmente delle riunioni online le prime, perché non abbiamo ancora la possibilità di incontrarci all'interno di questa sala, che è la sala del Consiglio Comunale. Ma troveremo il modo comunque di fare assemblea anche ognuno a casa propria. Di cosa si occupa il Consiglio Comunale dei Ragazzi? Beh, di tante cose. Per esempio, nella scorsa consigliatura ci siamo occupati delle aree verdi e degli spazi gioco nella nostra città. E le aree verdi e spazi gioco che si stanno realizzando in questi mesi in Bra vengono proprio realizzati sulla base delle idee portate dai ragazzi nelle scorse assemblee. Quest'anno lavoreremo a partire da questo fascicolo, dovreste averlo ricevuto tutti, è stato distribuito nelle classi quarte e quinte della scuola primaria e nelle classi della scuola secondaria di primo grado. È un piccolo quaderno di educazione civica che tratta un sacco di argomenti su cosa voglia dire pian piano crescere per diventare cittadini italiani. Si parla delle basi della nostra democrazia, si parla di Costituzione, ma si parla anche della stretta attualità, per esempio del cyberbullismo, dei fatti di cronaca relativi alla globalizzazione, eccetera, eccetera. Tante belle idee che vorremmo discutere insieme nel CCR per tradurle in qualcosa di concreto all'interno della nostra città. Cittadini si diventa imparando a conoscere i nostri diritti, i nostri doveri e le nostre responsabilità. L'educazione civica nasce così, sin dalla nascita della Repubblica, per accrescere la nostra libertà, la nostra consapevolezza e la nostra responsabilità come cittadini e come popolo. Noi non siamo individui isolati, ma parte di una comunità che riconosce i nostri diritti fondamentali e richiede anche un forte senso di responsabilità personale e collettiva. Ma per raccontarvi meglio che cos'è il CCR, lascio la parola al nostro sindaco, Gianni Fogliato. Prima di tutto, ciao a tutti. Ciao a alunni e alunne delle scuole primarie e della scuola media della nostra città. Mi sarebbe piaciuto essere lì con voi per spiegarvi che cos'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'importanza di farne parte. Non è possibile, vi raggiungo con questo video. Vi ho raggiunti prima a firma anche di due consiglieri comunali, ma soprattutto di chi si occupa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con il libretto Cittadini si diventa. È proprio il compito, il vostro compito, il compito del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Pertanto rifletteteci, cercate di capire che cos'è e soprattutto candidatevi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è una bella palestra per diventare cittadini consapevoli. Allora ragazzi, adesso tocca a voi. È tempo di candidarvi, è tempo di farvi eleggere rappresentanti della vostra scuola all'interno del CCR e noi non vediamo l'ora di poterci incontrare insieme a voi in maniera tale da cominciare a far rivivere questa bella realtà della nostra città. Vi aspettiamo.